Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Dal titolo avete letto che tratterò ancora il video sulle mini taglie. Ebbene sì, vi parlo ancora di mini taglie perché vi avevo già menzionato tempo fa queste tre mascherine qui. Uno sarebbe una maschera sfogliante, uno per il contorno occhi e uno per il viso, del marchio BioJay che si trova all'interno delle OVS. Dicono di essere un marchio naturale, però io leggendo l'inci avevo trovato qualche cosa con silicone, tipo dimeticone, amo dimeticone, compagnia bella, quindi completamente naturali non lo sono. Ho deciso però di provare a prendere altre maschere perché io sto utilizzando queste da un paio di giorni e mi stanno piacendo tantissimo, soprattutto quella per le borse sotto gli occhi. Sto dicendo sotto gli occhiali che non ha senso. E mi piace, però bisogna stare attenti con le maschere perché io questa l'avevo provata ad utilizzare con una maschera di Lidl e mi aveva fatto bruciare gli occhi. Quindi questa va proprio messa da sola oppure avevo proprio fatto una combinazione con queste due e vi devo dire che non mi ha bruciato assolutamente la pelle. E col fatto che mi sto trovando bene e non mi stanno dispiacendo, dato che da me hanno aperto un nuovo OVS a Venezia in strada per andare a lavoro, perché non prenderne ben altre 4? Ebbene sì, ne ho prese altre 4, c'erano anche altre di colorazioni, ma non mi ispiravano tantissimo. Ho preso quelle che secondo me vanno bene per la mia tipologia di pelle, per quello che esigo dalla mia pelle e un po' anche per la stagione, visto che inizia a fare particolarmente caldo. Vi ricordo che questo video è stato ideato dalla grandissima Giulia Cova, alla quale mando un bacione e non so se ha mai più guardato questi video, ma forse è meglio che non li guardi, altrimenti so che anche lei è patita per le mini taglie, quindi inizierebbe a perdere il lume della ragione, la conosco fin troppo bene. Però voi voglio condividere questi acquisti che ho fatto perché secondo me vale la pena provare questi prodotti che sto per mostrarvi. E uno volevo condividere un inserto di un giornale che comunque è una mini taglia. Quasi quasi inizierei proprio da questo che ho aperto proprio venerdì, che mi sono fatta la doccia in palestra ed è all'interno dello zaino della palestra. Lo trovo utilissimo per la dimensione. Portarlo così dentro la cartella dove ho tutta la roba e questo io l'ho preso perché allora era un inserto dato con la rivista Star Bene. Star Bene da praticamente inizio giugno farà le 4 uscite settimanali, ogni martedì troverete delle mini taglie. Ho deciso di prendere questa perché ho preso tempo fa sia la crema per il viso che devo ancora utilizzare e sia anche la crema per il corpo che invece quest'ultima sto utilizzando in palestra e ho anche quasi finito. E mi piace anche particolarmente perché ha un effetto talcato che mi lascia la pelle molto 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 morbida. Invece questa ha una profumazione molto intensa, molto speziata, questo dolce schiuma oro di Baobab da 100 ml con 12 mesi di PAO, senza coloranti, parabeni, siliconi, derivanti petrolchimici e SLS, è un energizzante e rigenerante. Queste caratteristiche per un lavaggio solo non le ho notate. C'è da dire che trovo un po' scomoda la confezione perché appena adesso mi sono dovuta pulire, è una consistenza molto liquida, gelosa, che mi ha un po' sbrodolato, tra virgolette, il prodotto sulle mani e nonostante io abbia chiuso perfettamente il prodotto. Veniva 2 € con inserto la rivista, si può fare, secondo me, non so se convenga, se in negozio costa uguale la full size 2 € se costa di più o costa di meno, questo proprio non lo so, però c'è da dire che volevo fare la combinazione con la crema. Fosse uscita prima, secondo me sarebbe stata meglio perché così potevo avere un po' più di crema, mentre la crema, secondo me, con un'altra applicazione in palestra la finisco, ho quasi finito praticamente la mini size. Questa in un lavaggio solo sono quasi arrivata a metà, perciò con 3-4 lavaggi sono sicura di terminare e proporvi questo prodotto nei finiti di giugno. Mentre le 4 maschere, vi dicevo, della BioJay, le ho recuperate a Venezia nell'OVS che hanno aperto da poco e ho preso quelle che più mi ispiravano per le esigenze che sto richiedendo alla mia pelle in quest'ultimo periodo. Mi ha incuriosito tantissimo questa Summer Drink,
Questa di BioJ è color verde pistacchio ed è una maschera idratante adatta all'estate. Stendi sul viso, lascia agire per 10 minuti, quindi risciacqua con pelle anche la tua bevuto Mojito. Quindi mi sa che questa crema avrà una profumazione molto fresca, molto mentosa, molto anche da lime. Non so, sono molto curiosa di provarlo. La colorazione mi invoglia a pensare comunque a un prodotto fresco, leggero, e vedremo se sarà assolutamente valida per questo periodo. Il prezzo di tutte queste mini maschere sono 2,99 euro, anzi 3,99 euro, scusatemi. 6 mesi di PAO, è una fragranza ipoallergenica, consigli sull'estetista cinica ed è fatta a Brescia. Qua vedo comunque di Meticone, perciò anche se qua dice cosmesi naturale, non è cosmesi naturale. L'altra, colore arancione, il mio colore preferito insieme. Di solito abbino l'arancione al blu, l'arancione azzurro mi piace tantissimo. Questa è l'altra maschera che si chiama Pelle da Selfie, maschera SOS purificante. Io che mi faccio selfie a gogo su Instagram, non potevo assolutamente lasciarmela lì. Applicate la maschera sul viso, lasciate in posa qui 10-15 minuti, eliminate l'eccesso con una spugnetta, risciacquate con acqua e siete pronte per un no filter selfie. È possibile avvertire un leggero rossore. Allora, vedremo. Questa cosa non mi ha convinto tantissimo, però volevo provare l'efficacia, visto che comunque con le altre tre maschere all'inizio ho avuto un attimo un rapporto così ambiguo, mentre adesso diciamo che quasi non riesco a starne senza. E è anche questo con una fragranza ipoallergenica dermatologicamente testato. Qui sempre 6 mesi di PAO e tutte le maschere hanno 20 ml di prodotto. Vedremo. Anche questa mi ha colpito più che altro per ciò che faccio io sui social. Un'altra maschera sempre per tutto il viso è questa azzurra che si chiama After Disco, mentre questa è una maschera che recupera relax, un po' una specie di 8 ore di sonno, quella che vi ho fatto vedere nel video scorso forse, o comunque dipende da quando editerò i video. Questa è in mousse effetto relax, mentre questa è proprio una maschera semplice. Qui abbiamo come indicazioni di applicare la maschera sul viso per 10 minuti ed eliminare l'eccesso e risciacquare bene la pelle con acqua. Hai recuperato il sonno perso, è possibile avvertire un leggero rossore anche qui. Staremo a vedere, sicuramente io vi dirò se mi succede o no, perché comunque la pelle è molto sensibile. Qui ha comunque degli ingredienti buoni all'inizio dell'inci, ma noto che non c'è il dimeticone in questa, però c'è fenoxetanolo, ma non c'entra niente con tipo dimeticone, con gli ingredienti che finiscono con one. E, no, qua questa secondo me potrebbe essere anche fatta decentemente per gli ingredienti che ci sono dentro. Anche qui abbiamo una fragranza che è ipoallergenica, dermatologicamente testata, è sempre 6 mesi di PAO, fatta sempre a Brescia. E l'ultima l'ho lasciata così perché proprio, a parte il colore, perché dopo l'arancione o comunque con il giallo e l'arancione a me piace abbinare anche questo colore, il nero, e questa l'ho presa perché è proprio la mia caratteristica peggiore sul contorno occhi. Posso sopportare la secchezza della pelle, ma non i dark circle, cioè il contorno nero dell'occhio. L'ho presa, cioè il Bye Bye Panda non poteva non essere mio. Quando l'ho visto ho detto no, assolutamente, non ce n'erano neanche tantissimi, quindi mi fa pensare che molti lo hanno comprato, sempre 3,99 euro, e questo bisogna invece applicarlo nella zona del contorno occhi, lasciarlo in posa 10 minuti e fai assorbire il resto, quindi questo non va risciacquato. Ciao ciao occhiaie orsettose, bellissima come descrizione. Abbiamo un inci lunghissimo con l'assenza di dimeticone anche qua. Sono molto stupita da questa cosa. Assolutamente sì. Non c'ha dimeticone, non c'ha altre parole che finiscono con one, non la solita che utilizziamo per mandare a fare un brodo. Magari qualcuno che ci sta sulle balle. Ok, no, quella non la mettono mai negli ingredienti. Sì, lasciamo.
lasciate stare, sto un po' vaneggiando io. Anche qui abbiamo una fragranza ipoallergenica dermatologicamente testata e sicuramente questa non la apro subito perché prima voglio assolutamente terminare le borse contro gli occhi. Questa l'ho già aperta e va assolutamente terminata. Poi sono comunque 20 ml che per il contorno occhi fate molto fatica a finirla, in men che non si dica. Mentre le maschere, queste qui su tutto il viso, 3-4 applicazioni le finite. Quello che mi piace di queste maschere è che hanno tutte il sigillo di sicurezza, in modo tale che uno non vi esce il prodotto quando lo comprate e due siete pur certe che quando comprate il prodotto l'avete trovato chiuso. Quindi ottima come cosa. Vi volevo indicare questi prodotti nuovi o iniziative nuove presenti tra le edicole e i negozi ultimamente. Spero di esservi stata d'aiuto anche con un video molto breve, lo so, però io intercambio molto, faccio sia video lunghi che video brevi, dipende da che cosa vi devo dire, da che cosa vi devo mostrare. E nulla di più, grazie per aver visto il video, vi mando un bacione, vi aspetto nei commenti per capire se avete soprattutto comprato o se state seguendo gli inserti di Starbene o se avete scoperto questo marchio Biogay, che ho visto dei video recentemente su YouTube. Una tra tutte che mi viene in mente è Felosia83, alla quale mando un salutone e un bacione enorme, e vi aspetto nei commenti, come vi ho detto prima, su questi prodotti che ho comprato o se avete voi trovato qualche altra mini taglia succulenta che volevate avere, e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!